Buongiorno e buonasera dal vostro Zuirito, ragazzi e ragazze, ed eccoci qua in questo nuovo episodio di Hide and Seek. Continuiamo ancora le disavventure di questa povera Loli di nome Dorothy, che deve capire perché cacchio sta in questa casa. Cioè, che cacchio è successo, Dorothy? Ricordati subito quello che è accaduto, perché devo capirlo anche io. Mi stai facendo uscire pazzo, anzi mi farei morire di crepacuore. Mio Dio. Andiamo qua, questa è la porta che finalmente si è aperta, grazie al pianoforte. Oh mio Dio. Ma che è una citazione a Yves le bambole? Oh mamma! Che cacchio succede qua dentro? No, ma si può uscire! Come è chiusa la porta? Questi mi vogliono superare analmente! Oh! A parte il fatto che con le signorine ci vuole un certo tanto. Oh! La 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 la. Sono morto? Come sono morto? Ma che è? Stile 1, 2, 3 stella? Mi devo muovere quando non parla? Cioè... No, io non capisco. Come ha fatto? Cioè, scusatemi. Cioè, io sto morendo come una testa di cavolfiore. Che devo fare per non morire qua dentro? Cosa devo fare? Perché io crepo sempre qui dentro? Una bambola con occhi offuscati. Cioè, occhi da pesce rosso. Cioè, forse mi devo muovere quando parla. A quanto pare si fa il conteggio di 1, 2, 3 stelle. Sì, sì. È vero, è 1, 2, 3 stella. È 1, 2, 3 stella. Mio Dio. Erano anni che non ci giocavo. E adesso, tramite il gioco, lo sto rifacendo. Sto ripercorrendo tutta la mia infanzia. Fermi, fermi. Caro, come sono brutte queste bambole. Stai attenta. Mio Dio. Lo so che sono bello, ma non giratevi di scatto, dannate bambole. Cavolo, ci sta una prova con me. Ma che era un coniglio? Ma che è Bugs Bunny? Ma che... Aiuto, ma... Madonna, ma sto scendo... Sto scendo pazzo a giocare a sto gioco. Non ce la faccio più. Basta! Ma le dirò chi mi ha consigliato di fare questo gioco. Vabbè, sto scherzando, però che cavolo. Mio Dio, aiutatemi. Cioè, non ho credito, mi devo allontanare. Ah! Ma quel pezzo di merda di bambola mi ha fatto ammazzare. E ovviamente non posso continuare, ho zero cuori. Ma va fa... Sì, voglio ricaricare. Ah, devo cacciare i soldini. Ah, hai capito, non voglio niente. Ah! Cioè, devo capire che cacchio fare dopo. Che cacchio fare dopo? Ma perché se bambole mi prendono per il culo? Cioè, gli sono andato diretto a sto giro. Ma che cacchio devo fare? È assurda sta parte della bambola. Una cosa assurda, una cosa folle, una cosa folle. Datemi la forza di andare avanti a giocare a questo gioco. Datemi la forza. Che palle, che devo fare? Aiutatemi. Goodbye. Grazie mille, bamboletta mia. Addio coniglio, non mi ricorrerai più. Ma che è un bug? Si è aperta una porta e mi andando vedo cadavere di bambola ovunque. Porca miseria. Ma quindi stiamo per giungere al terzo piano. Interessante. Andiamo verso l'ultima porta che è la chiusa. Cioè, più saliamo e più la cosa diventa grave. Mi piace questa scelta. La porta è chiusa. Che sono ste cose a terra adesso?
Ah, sono delle bende insanguinate. Che è un abito da cameriera. Sì? Speravo che Dorothy lo indossasse, invece no. Ah! Che sono quei tre cosi neri? Che cacchio sono? Se guarderei attraverso lo specchio, potresti trovare qualcosa lì. Cioè, mi prendono per il culo sti cosi. Mi sento preso per il culo da non so quanto in questo gioco. La porta è chiusa e non si aprirà per il mio piacere. Che ha detto solo perché è confermato una volta non significa che è finita. Ma chissà cosa sta intendendo. Addirittura ci sarà la testa di un orsacchiotto di pezza tagliato col sangue. È possibile illuminare qualcosa? Qualcosa può essere inserito qui. Ma... boh? La porta è chiusa. Non c'è nulla dentro. Gli abiti di una signorina. Io non so che cacchio fare. Mi sono completamente... So. Io rimango senza parole. Spaventarsi per un coltello? Sì. Su insegna. Cerchiamo di evitarlo adesso. Ecco, adesso ti evitate, grandissimo bastardo. Ah, un coltello che... cioè, vola così. Importanti cose possono anche essere nascoste in luoghi ordinari. Ma puoi capire se sta roba a terra? C'è un'ape morta? Che schifo. Ma che cacchio? La chiave è sotto il cuscino. Prendiamo la chiave. Abbiamo una chiave, ragazzi. Sì, la stanza delle piante. Oddio, ma sembra una specie di citazione a Resident Evil 1. Vabbè. Qui c'è uno specchio insanguinato. Sì. Una tenda. Sì, apriamo le tende. Oh, mamma. Ah no, si è attivata la pianta. Scusatemi. E che devo fare? Siamo in un alveare. Ma che cacchio sto giocando? Ma questo è completamente... ma chi l'ha fatto? Il gioco è completamente squilibrato. Un alveare in una villa. Ma guarda un po', non l'avrei mai detto. C'è un barattolo vuoto, vuoi prenderlo? Prendiamolo. Che è successo? Il diario della servitrice 1. La ragazza è morta non troppo tempo fa. È colpa del ragazzo. Se il ragazzo non avesse fatto quello, lei non sarebbe morta. Oddio, ma a chi si sta riferendo? Mica a Dorothy. Quella che è morta. L'ho visto. Cosa ha fatto il ragazzo a lei? Lei. C'è un marmo, un pezzo di marmo che si legge dai, che si trova sul cuscino. Che cacchio? Prendiamolo. C'è un pezzo di marmo, ho capito bene? Sì? Dai, muori. Forse ho capito dove bisogna mettere questo pezzo di marmo. Seguitemi in questa avventura. Perché è emozionante posizionare un pezzo di marmo. Ma poi questo qua non vorrei che fosse la camera di Dorothy, mo che mi è venuto in mente. Qua immagino si mette il pezzo di marmo. Una scritta in coreano e poi una combinazione a numeri. E io dovrei risolvere questo enigma? Come caspita si risolve? Sono riuscito a trovare la combinazione. Bastava semplicemente puntare il pezzo di marmo verso lo specchio e questo dai diventa 316, perché viene riflesso e si leggevano questi numeri. Ma come cacchio? Ma che cacchio ha fatto sti enigmi? Quindi
316. Vediamo un po' cosa otterremo dopo tutto questo pasticcetto. 316. Che cacchio? Sembrerebbe qualcuno abbia chiuso la porta. Oh mio gaddo! La porta è chiusa. Siamo praticamente fottuti. Ah, c'è del veleno qui. Prendiamo il veleno. Ho ottenuto una bottiglia di veleno. Ah, ecco quel diario della servitù 2. Le cameriere sono tutte morte. E adesso solamente A e io siamo rimaste. Che bella cosa, suona proprio bene quello che è successo in questa casa. Sì, a quanto pare è proprio una casa maledetta. Ero così spaventato di questo posto. Questo non può essere. E poi tutto si fermò. Cavolo. In quel momento... Ah! Ma che cazzo? Mio Dio! Io stavo dormendo all'impiedi, mi è passato il gioco che mi ha fatto svegliare. Ma va la 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 la. Ma da dove cacchio è uscita quella pianta? Ma non credo, adesso mi insicura per tutto il terzo piano. Che bello, bello, bello. Questo gioco mi diverte sempre di più, mi rende sempre più fiero di averlo fatto. Ah, vero, mi manca ancora il pezzo di marmo. Ma guarda te! In quel momento spero che non mi ammazzerà di nuovo la pianta, perché sennò... Ah, ha smesso di inseguirmi. Me l'aspettavo più competitiva la piantina. Ma tanto adesso so dove utilizzare la bottiglia di veleno. Qui basterà utilizzare la bottiglia di veleno. E l'abbiamo praticamente uccisa. Ah, sta... Praticamente sta facendo fuoriuscire del miele. Quindi adesso abbiamo una bottiglia di miele. Il suono di una porta che si apre viene da qualche parte. Immagino da qui a destra. Ah, la scorciatoia. Buona. Adesso comunque utilizziamo la bottiglia di miele. Oh, che è su cosa? Perché vedo tutto rosso? Perché vedo tutto rosso? Madonna. Il bambino si è fatto male mentre cercava del miele. Questa è tutta colpa della ragnatela. Il bambino non sapeva come differenziare il percorso sicuro da quello pericoloso. Ah. E quindi? Grazie mille, ho potuto salvare il mio bambino a causa tua. Il giusto percorso è sicuro nella ragnatela, ma dovresti tenere a mente che è sicuro soltanto quando il ragno è fuori mentre cerca la sua preda. Che cacchio di spavento, ma non posso giocare a sto gioco, non ce la faccio più, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Ma fuori a cercare la sua preda, ma... Quindi devo far uscire il ragno da lì. Ho 20 secondi per cosa? Ah, perché il ragno è fuori. Dobbiamo subito... No, quel qua non voglio crepare. Prendiamolo. Non so cosa ho preso. No! Perché non ti muovi? Basta... Ah, ecco di qua. No, il ragno è venuto a prendermi! Cioè, ma quello che era una formica alla fin fine? Ma sono più una formica che un ragno. Comunque mi sta prendendo tutti quanti per il culo in questo gioco. Ringrazio specialmente il team che mi ha potuto donare un troll nuovo da giocare e registrare per tutti voi. Che peccacchio, non riuscivo a muovermi. Cioè, ho preso una pianta. Ma che cacchio di pianta avrò mai preso? Presto, Dorothy! Il suono di qualcosa che è collassato è venuto da qualche parte. Ma ne ho tolto qualche base, qualcosa.
Infatti ho tirato la pianta e ho fatto crollare qualcosa. E infatti, cioè ho fatto morire il ragno! E vai, è precipitato sotto come un grandissimo coglione! È appiccicoso, quindi non riuscirò a muovermi. Carissimi e carissime, adesso mi sono ricordato, bisogna camminare sull'estrema destra della ragnatela. Cioè, il bello che avevo avuto anche il consiglio prima e me lo sono completamente dimenticato. Qua stanno delle rose. Porta chiusa. La porta è chiusa. Ah, una piccola chiave dietro le rose giace. Perfetto, la prendiamo. Cioè, si utilizzava la chiave qui per aprire questo libro di fiabe. Vabbè, tanto tempo fa una principessa viveva in un regno incantato pieno di felicità che presto svanirà. Questo l'ho aggiunta io. La principessa era invasa di curiosità riguardante il mondo esterno. Ma per andare fuori c'era una condizione che tutti i ricordi all'interno del regno venissero lasciati indietro. E al suo 12° compleanno la principessa decise di vedere il mondo esterno, cioè dimenticare tutto per andare fuori. Boh, chissà se è una scelta saggia oppure no. Il re contestò, ma non poté ignorare la richiesta dell'amorevole principessa. Poi 12° compleanno, ma Dorothy ha 12 anni, ma anche ci sta una specie di collegamento tra le due cose. Senza avere altra scelta, il re garantì il suo desiderio, con una condizione che lei dovrà ritornare al regno prima che cali il sole. La principessa gioì dei suoi momenti di fuori del regno, senza sapere quanto tempo passò. Alla fine la principessa dimenticò la promessa che lei fece con il re e non ritornò in tempo. Perse i suoi ricordi e non fu più capace di rientrare di nuovo. Mamma mia, non le invito proprio la principessa! Scusatemi per la traduzione un po' fatta col culo, però penso che bene o male abbiamo capito tutti quanti. Che cacchio abbiamo preso? Ah, abbiamo preso una scatola musicale. Presumo che una di queste due porte si sia aperta. Si è aperta infatti questa qua. Siamo in un... che è qua? Biancaneve? Che caspita... una donna morta sta giacendo su... vabbè, su sto letto. E mica poteva essere viva! È praticamente uno scheletro! Scatola musicale. Amica, devo... ma va? Sì? Diario di A. Nessuno conosce la mia paura. Ma soltanto Dorothy ha provato a capirmi. Oh mio Dio. Parla di lei. Ho sentito una voce da qualche parte tutto il giorno. Mi ha detto queste parole. Oh, capisco, quello era... intanto non ci ho capito un cavolo io. Il suono di una porta si è aperta da qualche parte. Ottimo. Sta cacchio di pianta mi ha rotto proprio le scatole. Intanto stiamo continuando a salire, eh? Siamo giunti al quarto piano. Siamo giunti al quarto piano e si sta facendo... cioè, vedo che ci sta il tramonto. Oh, porca miseria. Intanto non posso neanche salvare. Cioè, io entro qua e si apre una porta lì. Ah, sarà un bug, immagino. Vabbè, intanto io salvo, perché ho intenzione di finire a questo punto questo video. Spero che vi siate divertiti insieme a me. A questo giro ho preferito farvi vedere tutto il quarto piano in un solo colpaccio.
Spero di aver fatto una cosa gradita e ci sta anche la bella musica d'accompagnamento che mi rende veramente elettrizzante a farmi cagare addosso per l'appunto. Fatemi sapere che ve ne è parso di quello che avete visto. Grazie come sempre per tutto. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi per non perdervi neanche un mio video. Commentate, bel mi piace, condividete questo video. Seguitemi anche nei vari social network e ci risentiamo ai miei futuri video. Alla prossima ragazzi dal vostro Zoo. Bye bye.